Passiamo al punto numero 5. Proposta di risoluzione, superamento campi Rom e attuazione della strategia europea di inclusione. E qui tocca fare due e tre. Scusate. Esatto. Io a certo ora vado via. Però è lunga la situazione. Mi scrive a che cosa, a quale atto, perché non c'è stato nessuna parte. Ah, scusi, perché... Allora, su questo emendamento, su questo atto è stato presentato un ordine del giorno a firma dei consiglieri. Chi sono i firmatari? Coia e Stelitano. Andrea Coia e Stelitano. C'era una firma cancellata? Sì. Vabbè. Allora, e facciamo le fotocopie di questo ordine del giorno. Di questo, perché sto scrivendo qua. Sette emendamenti. Risoluzione che scrive. Lo sto scrivendo, però sì, se sì, non sì, lo diceva, intanto li facciamo di tutti così. Sono tutti soppressivi? Soppressivo e uno solo aggiuntivo. Aggiuntivo. Raggiungerò. Sì, sta scrivendo qua la risoluzione, ah. Sennò poi la sbagliamo. Allora, intanto presentiamo, andiamo alla presentazione dell'atto. Chi è che presenta l'atto? Consigliere Vitrotti, prego. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. È necessario fare una premessa prima di procedere alla descrizione dell'atto, che è pervenuto in commissione con un'iniziale risoluzione a firma del consigliere Tutino. La commissione ha deciso di, in accordo anche con il firmatario, di dare anche un contributo ulteriore a quanto era stato scritto, e è doveroso anche ringraziare l'impegno di tutti i commissari, perché non possiamo nasconderci che il tema dei campi, delle aree sosta, dei villaggi attrezzati, insomma chiamiamoli un po' come vogliamo, sia, diciamo, in questo momento un tema molto complicato, e invece sul quale io ho riscontrato una certa maturità rispetto alla questione generale, senza prendere posizioni assolute da parte dei consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione, ma stando anche un po' al merito delle cose e cercando di dare un contributo il più costruttivo possibile. Passando alla discussione e alla presentazione dell'atto, il superamento dei campi Rom e l'attuazione della strategia europea di inclusione sono, diciamo, i due punti fermi sui quali già la Commissione aveva prodotto una propria risoluzione che questo Consiglio aveva votato, era all'ottobre o il novembre dello scorso anno, comunque la risoluzione era la numero 20. In realtà qualcosa è cambiato, oltre a una situazione generale molto complicata, ma anche ad un'attenzione che, come discutevamo poco fa, è nelle mani anche qui di un tavolo interistituzionale. Ci sono state nel corso del tempo ulteriori novità. Oltre al fatto che abbiamo nel nostro territorio l'unico campo sul quale pende anche una sentenza a capo del Comune di Roma. Una condanna pesante per discriminazione, che viene ovviamente descritta all'interno della risoluzione, e il 30 maggio il Tribunale Civile di Roma, definendo in primo grado il procedimento promosso dalle associazioni proponenti, ha riconosciuto tale le ragioni delle due organizzazioni e ha confermato per la prima volta non solo in Italia ma anche in Europa il carattere discriminatorio di un campo nomadi. Questo avviene perché non si sta rispettando quella strategia europea di inclusione, alla quale il Sindaco di Roma ha fatto, ovviamente ha sottoscritto, e sui quali purtroppo invece, nonostante, diciamo, le buone intenzioni, però si è abbattuta una polemica politica e una situazione complessivamente molto, che conosciamo con il termine di mafia capitale, sui quali si è pensato giustamente di
pensare a queste aree, a persone che ne avevano bisogno, per lucrarci piuttosto che per risolvere la questione. E quindi ci troviamo oggi nel nostro territorio ad avere un campo che ha visto dei cambiamenti nel corso degli anni in termini di unità e di presenza al suo interno, con le complicazioni che però sono comuni a tutte le aree, villaggi attrezzati, chiamiamoli così, insomma, destinati alle popolazioni rom. E in particolare sono, io ho sempre in mente quel sopralluogo che abbiamo fatto, delle condizioni igieniche e sanitarie che non possono appartenere neanche alla paesi, diciamo, del terzo mondo. Siamo in una situazione indescrivibile e intollerabile. Poi, se ci mettiamo che questo atteggiamento viene anche rinforzato dai magari anche nostri, diciamo, persone che conosciamo o che ci hanno riportato la problematica ormai ripetuta dei roghi tossici, ci accorgiamo anche che non solo lì dentro la situazione di degrado è in totale espansione e diffusione, o perlomeno da quanto noi avevamo chiesto appunto nella risoluzione numero 20, almeno il tavolo è stato avviato, insomma, visto che si è fermato a quello prefettizio, però un tavolo c'è, contestualmente diciamo, ripristinare gli elementi di minima vivibilità di quel posto purtroppo non sono avvenuti, e quindi tutto quello che circonda quel campo è nettezza urbana, è scarichi continui, incontrollati, in cui magari si può anche pensare che ci sia dell'illecito, questo non sta a noi dirlo, però sicuramente non c'è un controllo della situazione, e soprattutto la situazione va diciamo, a risolversi nel peggiore dei modi, cioè ovviamente creando quegli incendi e quei roghi tossici. Quindi sono due le strade che la risoluzione vuole mettere di nuovo all'attenzione. Una è legata purtroppo alla sentenza, siamo dovuti arrivare ad una sentenza per dirci che quella è una situazione che deve essere superata. Non è più tollerabile dall'Europa, non è più tollerabile nel nostro paese, e contestualmente l'Europa però non è che non dice nulla, mette in fila la strada e dice attenzione, perché non è vero che quella è l'unica soluzione. Ci sono delle soluzioni alternative, basterebbe girare intorno a quei quattro pilastri che io ho scritto, dice l'Europa, nella mia strategia, e che dovreste applicare: l'inclusione, il lavoro, la scuola e in ultimo la situazione abitativa, perché non prendiamoci in giro, se queste persone non sono realmente non entrano realmente nei nostri processi sociali quotidiani, il lavoro, la scuola, l'inclusione vera, queste persone non avranno mai le possibilità economiche per potersi comprare una casa, non ce le avranno mai, semplicemente perché qualcuno di loro ci ha scritto sulla carta d'identità che risiede al campo rom della Barbuda. Di che stiamo parlando? È una discriminazione già nei termini. Ho chiesto qualche volta a qualcuno, ma tu la inviteresti, la assumeresti mai una donna rom nel tuo negozio? Insomma. E da lì nascono tutte quelle forme che poi hanno avuto una degenerazione purtroppo nel corso degli anni, e quindi non ci possiamo nascondere, non possiamo essere ipocriti rispetto a questo, ma tante volte quelle forme di sovvenzione attraverso borse lavoro, formazione, tutte quelle procedure che oggi l'Europa appoggia, però sono fine a se stesse. Una volta che finisce quel percorso, questa persona non è entrata realmente a far parte del processo di socializzazione della nostra società. Questa è la verità. E quindi è meglio tenerli lì, lontani da tutto, lontano da tutti, senza vedere, e ce ne accorgiamo quando purtroppo ai nostri cittadini causano dei problemi, e li causano anche a loro stessi però, perché i roghi tossici sono tossici per noi e tossici per chi è là dentro, con una, diciamo, una responsabilità in più di chi ce li ha messi là dentro e di chi ha perpetrato questa cosa negli anni. Quindi l'amministrazione oggi non può più fare finta di niente, non c'ha più scuse, non c'ha più alibi, ce lo dice pure il Tribunale Civile di Roma. Quindi due sono le cose che chiediamo: intanto di attenerci a quello che ci chiede l'Europa per l'ennesima volta, e anche a quello che ci chiede oggi un tribunale,
quindi applicare quella sentenza e quindi avviarci realmente dentro quel processo e contestualmente metterci al lavoro per reperire sì le risorse economiche, le risorse umane, però per metterci realmente al lavoro su come dobbiamo applicare le strategie di inclusione per il superamento dei campi Rom. Questa cosa ci coinvolge particolarmente perché ne abbiamo un villaggio attrezzato sul nostro territorio, è proprio quello su cui si è espresso il Tribunale. Io spero che questo Consiglio abbia la stessa maturità che ho riscontrato nel lavoro di commissione, perché credo che questo sia un riconoscimento giusto che va fatto ai commissari che hanno lavorato a questa come alla risoluzione precedente, e quindi credo che possano accogliere anche oggi la proposta che viene dalla nostra commissione. Grazie. Grazie consigliera Vitrotti. Allora, su questo atto sono stati presentati diversi emendamenti, poi li vedremo dopo, sono state fatte le fotocopie e quindi sono a disposizione dei consiglieri. Apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Consigliera Lenci, prego. Grazie Presidente. Allora, sicuramente quello che stiamo affrontando oggi è un problema molto molto serio e dovrebbe essere visto un po' come si parlava dell'atto precedente di Via Assisi, andrebbe visto sotto tanti vari aspetti della situazione, perché lì abbiamo tante realtà. La cosa che più mi dispiace è che sono anni che ci sono delle problematiche e non siamo riusciti in nessun modo a trovare una soluzione, in quanto né Rutelli prima e Alemanno dopo si sono accorti che lì non potevano essere insediati nemmeno gli animali. Cioè lì hanno fatto una ricerca dove era stato ritenuto non idoneo neanche la presenza per gli animali, perché sono sotto il cono di volo e in più poi hanno aggiunto anche loro con dei roghi tossici, ma non voglio dire che sono tutti uguali, perché poi ci sono delle persone lì dentro che magari delinquono e quelli che non delinquono. La cosa che però più mi meraviglia è il fatto che quando parliamo di inclusione sociale non mettiamo mai sempre anche in evidenza che bisogna anche vedere chi vuole essere incluso. Perché l'inclusione non è solamente un fare un'elemosina, perché bisogna dargli gli strumenti per poi far sì che abbiano veramente un'inclusione. Perché mettere i bambini a scuola non vuol dire aver integrato un bambino, perché nel pomeriggio tornano dove vivono purtroppo e quindi il lavoro che abbiamo fatto la mattina di solito poi va perso nel pomeriggio. Oppure è difficile far capire che ci sono delle regole da rispettare e per questo ci sono delle associazioni che negli anni hanno lavorato e che abbiamo pagato profumatamente. Ma purtroppo poi quando c'è la necessità o un problema per la scuola che ha accolto di dire ci sono delle problematiche con dei bambini, vorremmo aiutarli di più, nessuno poi risponde a questo obbligo che aveva preso. Quindi io dico che forse negli anni abbiamo buttato fiumi di soldi pubblici per non fare nulla o per far arricchire qualcuno e a breve, insomma, no? Poco tempo fa è uscito fuori tutto questo. Quindi io mi voglio augurare che si voglia cambiare passo. Un'altra cosa importante è che è ancora più, diciamo, mi fa tremare, visto che poi comunque io abito ai confini, quindi ho un figlio di 10 anni e quindi penso a tutti i bambini che abitano in quei luoghi che respirano quintali di roghi tossici. Allora io mi chiedo come mai ancora non siamo riusciti a bloccarli, cosa c'è dietro? Quindi va benissimo un atto di questo genere, però io non faccio parte nel sociale, non so che cosa abbiamo fatto anche per la tutela della salute sia degli occupanti che magari non creano dei roghi tossici e sia gli abitanti che sono nelle zone limitrofe. Io mi voglio augurare che appunto si trovino delle soluzioni, magari anche
utilizzando dei fondi europei che abbiano poi un seguito, cioè una preparazione per coloro che vogliono integrarsi. Grazie. Grazie. Altri interventi? Ripeto, siamo ancora in discussione generale. Ci sono, consigliere Coglia, prego. L'argomento è molto delicato e molto importante e sicuramente il Movimento 5 Stelle condivide che va trovata una soluzione immediata a questo problema. Ci sono due urgenze, di cui una che va affrontata subito ed è quella dei roghi. Per i roghi non si può aspettare, non c'è domani, è oggi che bisogna intervenire e su questo si basa, diciamo, la nostra proposta di ordine del giorno di mettere un terzo punto che chieda alla Presidente di intervenire presso il Prefetto affinché vengano interrotti i roghi tossici. Ma non meno immediato è il processo che deve partire per la chiusura dei campi Rom. Abbiamo letto con interesse e supportiamo la strategia di inclusione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, però è una linea guida, non ha delle soluzioni immediate, poi bisogna approfondire e definire dei progetti che possono essere finanziati per lo più con fondi europei, ma però ci sono altre fonti che possono, come dire, contribuire alla risoluzione del problema. Quello che va fatto, come ha detto anche la Presidente della Commissione Vitrotti, è usare intanto i soldi in modo pulito, usare i soldi in modo oculato, per lo scopo per cui sono stati concepiti, cioè l'integrazione e la inclusione all'interno dei cittadini italiani, perché se è vero che per la giurisprudenza la maggior parte delle persone che abitano nel campo della Barbuda e nei campi nomadi sono italiane, queste persone hanno diritti e doveri che probabilmente non conoscono del tutto, vivendo una realtà parallela. Allora, il primo passo è la vera inclusione, la formazione e l'avvio al lavoro, la possibilità, come in alcuni progetti avviati in alcuni comuni d'Italia, ad esempio di insegnargli un lavoro anche da muratori, per cui la casa se la possono costruire da soli con un minimo di finanziamento che poi restituiranno magari una volta che la loro professione sarà consolidata e con il loro lavoro potranno pagare e restituire questo prestito allo Stato o al Comune che gliel'abbia fornito. E questa è la strada giusta e quindi noi ci auguriamo che tutte le forze politiche possano aderire all'unica soluzione che c'è, sicuramente non facile, sicuramente un percorso lungo, ma che va avviato. L'importante è avviarlo al più presto possibile per uscire da questa logica e per disinnescare questa bomba che c'è di razzismo e di muro contro muro che porta allo scontro e a nulla di buono per la società. Grazie. Grazie a lei, consigliere Coglia. Tutino. Consigliere Tutino, prego. Grazie Presidente. Un giorno i nostri figli guarderanno indietro a questo periodo e diranno: ah, in quel tempo si tenevano le persone ancora a Roma nei ghetti e nei campi di concentramento illegali. Io sarò lieto e sono convinto e farò tutto quello che posso e con me e so e sento che lo faranno tutti i compagni di viaggio che ci sono in questa lotta per i diritti umani, perché questa amministrazione ponga fine all'orrore che le amministrazioni precedenti hanno creato, destra e sinistra. Rutelli, Veltroni, Alemanno, un orribile ventennio per i diritti umani a Roma, un orribile ventennio per i diritti umani dei nostri fratelli Rom, che si è concluso con la deportazione
di massa, e una di queste deportazioni ha prodotto il mostro della Barbuta, che già dire la Barbuta è già un mostro, però già, come se non bastasse il nome, diciamo, sono riusciti a peggiorare la situazione. A questo punto, come spiegava bene la Presidente di Commissione, e qui veramente c'è un profondo ringraziamento alla sensibilità che, e all'ascolto che ha dimostrato la Commissione sul tema, l'ascolto dovuto anche a un rispetto istituzionale per una sentenza del Tribunale Civile di Roma che ha finalmente, come annunciavamo da tempo, da tanto tempo lo annunciavamo con chi è qui. Ricordo su questo anche un convegno importante che tenemmo qua in municipio. Si è finalmente acclarata l'illegalità totale della segregazione razziale su base etnica nei campi Rom, grazie alla sentenza del Tribunale Civile di Roma. Bastavano già le leggi europee, bastavano già le leggi nazionali, ci è voluta una sentenza. Il nostro ragionamento nel proporre un atto è partito dalla sentenza, che finalmente ci dà un aiuto laddove non era riuscita ad arrivare la politica, anche a causa dell'odio strumentale prodotto, alimentato, fomentato da molte forze politiche che su questo in parte intendono, diciamo, costruire dei tesori elettorali sulla pelle di altri esseri umani. Ebbene, finalmente siamo giunti a una sentenza. Quello che si chiede nella risoluzione è che il Comune si doti concretamente di un piano e degli strumenti per arrivare alla chiusura del campo della Barbuta, ma come apripista alla chiusura dei campi di concentramento a Roma e alla inclusione abitativa secondo la legge e secondo le linee guida del Ministero dei nostri fratelli Rom, Sinti, Camminanti, moltissimi dei quali cittadini italiani, moltissimi altri dei quali profughi di guerra della ex Jugoslavia. Siamo stati poco tempo fa a raccogliere le firme per la delibera di iniziativa popolare che stiamo portando avanti su Roma, anche con il Presidente della Commissione Diritti Umani al Senato, che l'ha promosso insieme a noi, con il nostro compagno di viaggio Civati, con il nostro compagno di viaggio Maurizio Barca, non mi ricordo mai il nome, io dico sempre Maurizio, ma Fabrizio Barca. Quindi con i nostri compagni di viaggio Barca, Civati, Emiliano Cofano, che con noi anche ha raccolto le firme, e tanti compagni anche di SEL, tanti compagni del PD, Panecaldo, che sono venuti a firmare l'iniziativa, e siamo andati a raccogliere le firme a Castel Romano, laddove l'amministrazione si è dimenticata di aver messo qualche centinaio di persone, di avervi deportato qualche centinaio di persone. Ora queste vivono nella melma e nella cacca che fuoriesce dalle fogne che il Comune non spurga, perché in qualche modo, dopo aver mangiato, chiaramente esseri umani come noi dovranno restituire alla terra ciò che hanno ricevuto, ma il Comune si dimentica di spurgare le fogne, il Comune si dimentica di ritirare i rifiuti, e queste persone sono abbandonate, costrette a vivere là e abbandonate tra i rifiuti e la cacca con i loro bambini. E chiaramente poi non è possibile neanche meravigliarsi dei roghi, perché da qualche parte quell'immondizia deve finire.
chiaramente sono danni ambientali, sono reati ambientali. Questi reati ambientali, il primo responsabile oggi è l'amministrazione comunale, non chi accende i fuochi, ma chi lascia lì quei rifiuti e non li smaltisce dopo avervi deportato le persone. Una cosa ricordo e mi tocca ogni momento che penso a questa situazione, e sono alcuni dei rom di Castel Romano, uno dei quali mi ha detto: noi prima che ci cominciassero ad ammazzare nella ex Jugoslavia, prima di dover fuggire, e si è detto chiaramente, perché qualcuno li chiama nomadi, ma lì vivevano nelle case, ma forse qualcuno ricorderà anche che c'è stata una guerra, e forse anche che vi contribuimmo, e forse anche che bombardammo, prima che ci cominciassero ad ammazzare, non sapevamo neanche di essere rom. L'abbiamo scoperto perché ci ammazzavano. Sono fuggiti, l'amministrazione ha ritenuto che il loro posto fosse nel campo di concentramento di Castel Romano. Questa situazione è ora che giunga al termine. Io spero che un giorno i nostri figli, guardandosi indietro, potranno dire di noi tutti: i nostri padri e le nostre madri hanno contribuito a che a Roma fossero chiusi i campi di concentramento. Grazie. Consigliera Lanotta, prego. Io volevo un attimino, cioè, non stando in commissione sociale, quindi non ho potuto ragionare con voi, però rileggendo il considerato, e quindi il risolve, e rileggendo il rilevato che dell'ultimo punto, dove noi in effetti con l'avete citata, con la risoluzione numero 20, abbiamo approvato l'avvio di tavoli volti al progressivo superamento del villaggio, eccetera, eccetera. Noi che cosa richiediamo ancora? Un processo di concertazione con il municipio al fine di elaborare un dettagliato piano di superamento e chiusura del campo. Ora, di concreto, cosa c'è in questa risoluzione? Cioè, noi stiamo dando delle soluzioni concrete? No. Stiamo sempre chiedendo un tavolo, e poi chiediamo la sedia, e poi chiediamo qualche altra. No, è così, perché non è possibile. Innanzitutto noi le risorse necessarie, noi come municipio non le possiamo reperire, no? E poi ci sono, perché le risorse necessarie sono quelle che sono state date a tutte le cooperative, a tutte le associazioni che vengono date, quelle sono le risorse. Cioè, se le risorse sono state già elargite, vengono elargite comunque per sostenere questi campi. Allora, quindi le risorse già ci sono, bisogna soltanto fargli cambiare strada e motivare il loro cambiamento. E è già avviato il tavolo, cioè gliel'abbiamo già chiesto, noi glielo richiediamo. Questa è la cosa, cioè, premesso che io sono favorevole alla chiusura, cioè non è che io vado contro la chiusura, però mi sembra di votare una risoluzione che è stata già fatta. Non fa niente, ma la sentenza aggiunge, la sentenza è un valore aggiunto, ma non è a noi, non spetta a noi dire che c'è stata la sentenza, perché già il sindaco se ne è occupato quando dice dal 2011 che la strategia italiana di inclusione in attuazione della comunicazione europea del 2011, sottoscritta dal sindaco, che il sindaco ha firmato, il sindaco ha esplicitamente espresso, e noi arriviamo e ripetiamo una risoluzione. Cioè, mi sembra veramente di aver un pochino perso del tempo, visto che soluzioni concrete non ne sono state date. Grazie. Grazie a lei. Altri interventi? Consigliera Cerconi, prego. Allora, buongiorno a tutti. Io mi riallaccio a quello che ha detto il consigliere Tutino, in modo tale che poi eventualmente può rispondere. E forse lui non ricorda bene cosa è successo in quella riunione in cui l'associazione 21 luglio è intervenuta per chiedere la chiusura dei campi rom. Io lo ricordo, non ero lì, perché se fossi stata là probabilmente avrei detto la mia. E invece in quel caso il consiglio
o meglio la maggioranza che era presente non ha battuto ciglio, ed è successo che uno dei capi famiglia della Barbuta si è alzato ed ha iniziato a minacciare il presidente dell'associazione 21 luglio dicendo: io ti ammazzo se tu fai chiudere il campo della Barbuta. Quindi noi ci dobbiamo rendere conto che non dobbiamo vivere nel mondo idilliaco in cui lì dentro abbiamo ammassato persone perché volevamo farlo. Noi a volte non ci rendiamo conto di quello che succede nella città di Roma, questa è la verità. Ed è un atto che non si rende conto delle attuali situazioni di una città che è allo sbando. La cosa che mi preoccupa di più, e mi riallaccio a quello che diceva Stefania la notte, è in realtà l'inettitudine di alcuni colleghi, cioè c'è sempre quel vorrei facciamo ma poi alla fine non si fa niente. Allora, qual è la soluzione che oggi prospetta questa risoluzione? Sono case popolari rom? Io ricordo che abbiamo una Costituzione e l'articolo 3 della Costituzione recita che tutti i cittadini hanno pari dignità senza distinzione di razza. Questo significa che qualora noi volessimo destinare delle case ai rom, noi te lo, no Davide, io ti rispondo, però dovresti sentire articolo 3 della Costituzione. Consigliere Tutino, per favore, per cortesia. Io dico, l'articolo 3, lo ripeto, della nostra Costituzione ci dice che tutti i cittadini hanno pari dignità senza distinzione di razza, sancisce il principio della non discriminazione anche verso i cittadini italiani. Significa che se oggi noi decidiamo di riservare degli alloggi popolari, sto facendo un discorso, per cortesia. Ma no, io non ti ho detto che consigliere Tutino, per cortesia, non capisco. Scusate, consigliere Vitrotti, io ti sto dicendo, consigliere Vitrotti, per cortesia. No, io do una notizia anche ai consiglieri: fare richiesta, prego, come succede a tanta gente, non significa da domani ancora, per cortesia. No, ma continua Valeria, continua, forse non ci capiamo, io lo rispiego un'altra volta per chi è dura de comprendonio. Oggi chi fa una richiesta di alloggio popolare, che sia italiano, che sia romo, che sia qualsiasi altra cosa, non è detto che accede alla casa popolare, perché abbiamo delle liste lunghissime. Significa che a me va bene, ma qual è oggi la soluzione? Cioè, chiudiamo il campo, poi ci ritroviamo da capo. Cioè, queste persone, qual è la vostra soluzione? Queste persone dove le mandiamo? Se noi facciamo fare la richiesta, si mettono in fila come tutti gli altri. Significa che li ritroveremo per casa, per strada. Perché c'è questo problema? Perché oggi il Comune di Roma non ha affrontato un problema che è a monte ancora più grave, quella dell'edilizia residenziale pubblica. E continuo. Nel momento in cui quindi non possono essere assegnati dei punteggi maggiori esclusivamente perché si è romo o si è di una determinata etnia, si metterebbero in coda come tutti gli altri. Significa che oggi noi il problema, e quando poi parleremo di casa, lavoro e studio, si ripropone, perché non ci sono oggi alloggi popolari per tutti. Quindi se chiudiamo il campo e gli facciamo fare la domanda di alloggio popolare, queste persone, come succede per tante altre, si ritrovano per strada. Problema non risolto. Quindi secondo me, anche quando scriviamo insomma un testo, dovremmo evitare di fare demagogia e capire invece che c'è un'incapacità nella gestione del territorio nazionale e soprattutto romano, anche in virtù, e questo non possiamo chiudere gli occhi, di tutte le ulteriori situazioni di immigrazione che si sono create. Cioè oggi noi effettivamente non abbiamo più possibilità di assegnare alloggi popolari, quindi non ho capito qual è la soluzione che si prospetta con questa risoluzione. Io poi mi allaccio, mi associo alle domande che si sono fatti gli altri consiglieri, in quanto va benissimo il campo della Barbuta, va benissimo questi poveri famiglie che sono state ammassate, però poi ci dimentichiamo che abbiamo problemi di rame perché si va a rubare il rame, abbiamo problemi di roghi tossici perché vengono bruciati i rifiuti, ci dimentichiamo che quando i volontari intervengono per spegnere i rifiuti vengono presi a sassate, come è successo pochi giorni fa. Quindi io non so oggi da che parte vogliamo stare. Cioè, se oggi noi vogliamo stare dalla parte di chi chiede il rispetto delle regole, di chi crede che anche i nostri cittadini, e soprattutto i nostri cittadini, che vi ricordo vi hanno votato per avere delle risposte, non per avere demagogia, chiedono e vogliono essere tutelati, o dalla parte di chi, di quelle cooperative
E la consigliera Vitrotti se lo dovrebbe ricordare, perché io la ringrazio, grazie a lei la commissione sociale ha fatto un sopralluogo al campo della Barbuta, ora non ricordo se era un anno fa più o meno, un anno e mezzo fa, verso, sì, in quel caso ci venne raccontato in anteprima, direi, qual era il progetto delle Rue Marlène, che poi venne smentito, che invece con gli atti e con tutta la vicenda di Mafia Capitale è riuscito alla ribalta delle cronache, e cioè l'idea di creare un nuovo campo Rom, che oggi noi vogliamo chiudere, finanziando però delle cooperative che per 15 anni avrebbero preso più o meno 15 milioni di euro per la gestione di quel campo. Gli stessi che siamo andati a trovare in quel campo ci hanno detto: perché queste cooperative non ci aiutano invece a portare i figli a scuola, non ci danno una tessera dell'autobus invece di utilizzare i pulmini, perché non ci lasciano, quei soldi vengono utilizzati da una cooperativa, e i nomi li sappiamo, che non aiuta l'integrazione. Allora io mi chiedo oggi, nel momento in cui noi continuiamo a portare avanti un discorso di questo genere, quale sia le prospettive che si aprono per chi vive all'interno della Barbuta. Ricordo anche che il Comune di Roma ha un ufficio Rom Sinti e Camminanti, il quale dovrebbe gestire sia gli ingressi, le uscite ed effettuare gli interventi di assistenza. Allora io mi chiedo, questo ufficio è mai venuto in commissione a relazionare? Io non sono in commissione sociale, io credo di no. Non sappiamo che cosa sta facendo il Comune di Roma. Quanti soldi spende il Comune di Roma? Vi ricordo nel 2014 erano più o meno 24 milioni di euro. Io ritengo che l'atto presentato sia un atto parziale, utile, e mi dispiace dirla, la sviolinata del sindaco Marino, che in virtù dei tempi che stanno che si percorrono non gode di un grande consenso, ma che è un atto che non dà effettive soluzioni, se non continuare a spendere altri soldi e portare avanti un'azione, in questo caso discriminatoria, anche nei confronti di quelle persone che vivono nelle stesse condizioni di disagio sociale ed emarginazione, che non vivono in un campo, ma che la realtà di Corviale per esempio è la stessa realtà, ma che la realtà di tante case popolari e di tanti alloggi popolari vive nella stessa discriminazione. Allora mi chiedo, perché oggi noi non stiamo dando la stessa attenzione di inclusione, scuola, lavoro e casa a tantissime altre situazioni? Ciò di cui io poi ho fatto un emendamento, ne ho fatti 7 di emendamenti, perché veramente l'atto nel suo finale mi convince, cioè nel superamento dei campi Rom, mi convince veramente nella chiusura, visto quello che anche i cittadini sono costretti a subire. Ma mi chiedo perché non sia stato prospettato, per esempio, che le risorse che sono destinate alla Barbuta dovrebbero invece andare ed essere investiti nell'edilizia residenziale pubblica, e lì invece si potrebbe fare un buon lavoro per lo scorrimento delle liste dei richiedenti alloggio. Grazie. Grazie. Consigliere Giuliano. Grazie Presidente. Allora, storia vecchia, come qualcuno ha detto, che dura da anni, una storia che non ha mai visto fine e nel frattempo neanche soluzioni, e i vari passaggi istituzionali che ci sono stati. Quindi, come diceva qualcuno, nelle varie consigliature che si sono precedute, a partire da Rutelli, che ha creato il campo della Barbuta, a seguire con Veltroni, che era preoccupato più a girare per Roma e a fare finanza creativa con il suo assessore al bilancio, che oggi è ritornato, e a seguire con Alemanno, che nel contesto ha provato
ma non c'è riuscito, perché poi i poteri forti che c'erano dietro Mafia Capitale hanno permesso che nessuno avesse la forza, ovviamente, di sistemare questo problema. Anzi, oltre ai Rom abbiamo anche avuto gli immigrati, che poi qualcuno ci può far capire che è stato uno sbaglio, da 2,50 a 2,05, non zero in più, ma insomma ci crede solo, neanche Stevie Wonder ci crede, insomma, sta rosa. E però un passaggino Alemanno l'aveva fatto: nell'impossibilità di regolarizzare, modificare, annullare, integrare, usiamo i termini che più ci piacciono, aveva messo la vigilanza. La vigilanza che perlomeno nel periodo in cui appunto c'è stata questa consigliatura, i roghi si sono un po' contate sulle mani. Poi aggiungo che c'è stata una bonifica da parte dell'assessore all'ambiente, perché poi ovviamente, nonostante che ci fosse la sorveglianza, poi c'erano dei movimenti, c'erano delle situazioni che andavano al di là. Però per arrivare a oggi, che comunque, che poi è incluso nel documento, i roghi attuali che sono giornalieri. Poi qualcuno dice, ci potrebbe essere anche qualche collusione, però non spetta a noi dirlo, ci mancherebbe altro che qualcuno permetta ciò, come d'incanto permettono lì di scaricare tutto e di più. Però poi nessuno dice nulla, nessuno fa nulla. Io in una commissione sociale, nel parlare di un progetto che prevedeva la cooperativa di Rom per fare dei lavori, che mi sembra che poi sia passata con un mercatino dell'usato eccetera, mi trovai a dire alla persona che li rappresentava, dico, ma un po' di, come si dice, di amor proprio, no? Personale, diciamo, di una situazione che loro vivono giornalmente, perché lì dentro ci saranno chi gli piace delinque a prescindere, ma chi comunque sono persone tranquille che vogliono comunque girar pagina. E però nessuno di questi si mette a disposizione, cioè aiutati che Dio ti aiuta, nessuno mette in evidenza o denuncia che ci sono delle cose che non funzionano, perché quando arrivano dei camion non è che ne vede nessuno, quando arrivano a scaricare dei copertoni non è che ne vede nessuno, qualcuno lo permetterà, qualcuno prenderà pure i soldi per ciò che avviene. E quindi, però poi mi ricordo che in un'altra situazione furono chiesti 3 cassonetti perché non sapevano dove buttare la monnezza, insomma. Quindi passiamo da un eccesso a un altro. Ma quello spazio lo ricordo perché può essere utile alla discussione. Quello spazio ha dei vincoli integrali, cioè lì è stata evitata una cementificazione, perché nel nome del paesaggio, del fatto che appunto del rispetto, no? Del discorso paesaggistico. E poi ci abbiamo messo un campo Rom, insomma, questo, no? La dice lunga. Ma la dice lunga perché poi, sempre nel meccanismo della finanza creativa oppure dell'urbanistica creativa, arriviamo a quella notizia che poi ci ha toccato un po' tutti, di un eventuale centro commerciale in cambio di una situazione di un villaggio attrezzato. Un centro commerciale, non il villaggio attrezzato gli dai il centro commerciale, no, il centro commerciale in funzione di un villaggio attrezzato. Poi qualcuno si è accorto che lì c'era il vincolo paesaggistico integrale, dice, ma qui forse non ce lo possiamo fare. Ma si è accorto dopo. Cioè, quello che è assurdo, che questo progetto è arrivato nelle mani del sindaco senza aver passato dei filtri
che sarebbero stati fondamentali nel far capire ma qui non si può fare una cosa di questo tipo. Eppure abbiamo assistito a questo. Urbanistica creativa. Ora, finanziamenti, fondi, lavoro, integrazione, sono tutti termini che emergono da un percorso, da atti, da sentenze, da tutto quello che voi vi può essere utile ricordare, e sono termini, sono parole che contengono dei significati senza dubbio. Però quando venne il prefetto qui, e il prefetto intelligentemente, uso questo termine ma per essere un po' così polemico, ha ascoltato non la parte politica di questo municipio, non l'istituzione, ma ha ascoltato i vari comitati. E nel sentire i vari comitati è stato fatto un elenco della spesa lungo 1,5 km. Un elenco della spesa che rappresentava tutto e di più di quello che non funziona in questo municipio. C'è un minuto, eh? Due, ho preso il tempo. Un minuto abbondante. E quindi che è successo? Che io in quel incontro intervenni aggiungendo che quello che non funziona ormai per la gente, per i romani, è che c'è una forte intolleranza. L'intolleranza è un sentimento che nasce ovviamente dal non rispetto delle regole, nel senso che uno diventa intollerante quando vede che qualcuno fa come gli pare e nessuno gli dice niente. Ora, qui si parla di Rom e quindi si dovrebbe aprire uno spaccato sull'etnia Rom, come se fossero, no? Allo stesso tempo esseri umani diversi da quelli che normalmente vivono nel nostro municipio. Perché? Perché la parola razzismo, che poi viene utilizzata con molta facilità da una parte politica, ma non per fare polemica, cioè la parola razzismo serve per portare avanti alcune idee politiche in favore di... Allora io dico, caro Presidente, vado alla conclusione, se l'intolleranza nasce, e se facciamo un sondaggio solo sul nostro territorio, per non farlo sulla città di Roma e per non farlo a livello nazionale, l'intolleranza nasce e assume dei livelli, delle percentuali altissime, e perché oggi nell'immaginario collettivo la gente vede che non funziona nulla, ma a maggior ragione, perché vede, appunto, come ho detto prima, che chi commette, chi delinque non si verifica la certezza della pena. Allora, chi è che ci rimette? Chi è perseguibile? Ma chi non è perseguibile continua a fare come gli pare. Allora questo non funziona, non è razzismo, è intolleranza. E l'intolleranza in questo caso si può diminuire, come ho detto al prefetto, dicendo: a noi non ci interessa se sono italiani, romani, rom, immigrati. Chi sbaglia deve pagare. E quindi anche se è un italiano, se sbaglia deve pagare, e ci deve essere la certezza della pena, perché se questo è, porterebbe ad una grossa diminuzione del problema, perché diminuirebbe la guerra fra i poveri, perché poi alla fine questo è, e allora potremmo vedere il problema con un'altra ottica. Consigliere Giuliano, l'ultima cosa, Presidente, grazie. Noi abbiamo fatto come Fratelli d'Italia una raccolta di firme per la delibera popolare che abbiamo depositato al Comune e che verrà discussa, immagino, prima possibile, sempre se tutto tiene, dovrebbe tenere qualche altro mese, dove noi chiediamo appunto la chiusura di Campi Rom, lo chiediamo anche noi come Fratelli d'Italia. Il problema è la differenza sta nel come, è ovvio, è lì che ci andremo a confrontare, perché se sei nomade devi nomadare, ok? Se sei italiano, sei stanziale, te ti mette in fila come tutti gli altri, come tutti quelli che hanno i problemi,
perché non è che ce l'ha solo il rom, grazie, consigliere, o solo l'immigrato, ce l'ha pure l'italiano che non ha possibilità Giuliano. Come loro di poter usufruire di tutti grazie. I servizi e tutti gli eventuali progetti, capito, che per questi si stanno creando. Grazie, grazie, grazie. Altri Marlo. Interventi? Non ho finito, presidente, il tempo è scaduto. È finito? Da parecchio pure. Consigliere Cofano. Va bene, Vitrò, ti ha visto, ma mi ha torta la voce. Grazie, presidente. Allora, il tema della questione dei campi rom è una storia vecchia. L'hanno detto molti, l'ha detto anche il consigliere Giuliano che mi ha preceduto, convintamente, e ne sono convinto anch'io oggi. Il tema è però politico, perché in effetti, insomma, alcuni soggetti politici che comunque intendono forse farsi un attimino la verginità politica su un tema del genere, non funziona. Perché quando nel 2010, nel 2009 si parlava dei villaggi della solidarietà, quando il ministro degli interni era il ministro Maroni, e c'è stato un peso specifico della politica prodotta a livello nazionale e comunale in quegli anni verso una direzione chiara, onerosa e di non risoluzione del problema, c'era evidentemente già un tema delicatissimo da affrontare. Da quel tema ci si è poi spostati oggi in una direzione tutta opposta, perché si sentono politici da ogni dove quando vanno in televisione, anziché parlare con la bocca parlano con la pancia, si sentono discorsi di ogni tipo, per cui quelli che prima erano favorevoli ai campi rom, ai villaggi della solidarietà, in primis il partito dell'ex ministro Maroni, oggi utilizzare le ruspe per buttarli giù, perché oggi conviene utilizzare quel tipo di linguaggio, diventa difficile e diventa complicato anche altri soggetti politici che gli vanno dietro, complicato e pericoloso e soprattutto non risolutivo. Perché poi oltretutto la cosa goffa di tutta questa situazione è che questi personaggi che poi vogliono spostare l'attenzione sul rom come il nemico dell'italiano sono poi quei responsabili della povertà degli italiani in questo paese, avendo provveduto per più di 10 anni ad adottare politiche scellerate che hanno distrutto reddito, lavoro e diritti di ogni tipo. Questo è proprio l'elemento più stravagante di tutta questa storia. Tornando però a noi, al territorio, alla Barbuda, non entro nel merito della questione Leroy Merlin che è stata sollevata da più consiglieri per un semplice motivo, perché quel progetto non esiste più, non si è più verificato, è stato bocciato, non si è più, quella roba lì che avesse fatto danni non li ha più fatti perché non esiste, è un capitolo chiuso, per cui non entro nel merito, non entro nel merito, non si può fare e non si fa. Per cui tutto ciò che ruota intorno a quel progetto, insomma, utilizzarlo politicamente diventa poi un po' complicato. Il tema degli alloggi popolari, io cito sempre una questione, perché quando abbiamo fatto il sopralluogo e parlando con uno dei ragazzi del campo era emerso un dato importante, perché noi oggi possiamo raccontarcela come vogliamo, possiamo essere tutti favorevoli all'ingresso, come è giusto che sia, delle domande per gli alloggi popolari anche per le famiglie di etnia rom, ma uno di quei ragazzi che ha dei figli piccoli ci faceva notare in quel sopralluogo che lui ha fatto domanda, tra l'altro le liste a chiarimento di tutti sono state anche riaperte, per cui non c'è nemmeno, piano piano si sta cercando di rientrare anche in un regime di assegnazione degli alloggi popolari che torni, sì, sono state riaperte le liste, sono state riaperte. Allora, sono state riaperte e sono state assegnate. Prego, consigliere Cofa. No. Per favore. Sono state le liste e sono state riaperte. Uno di questi ragazzi del campo ci faceva notare giustamente che lui ha fatto già domanda di alloggio popolare, ma i suoi punteggi sono fermi per un semplice motivo, perché non avendo mai beneficiato di un affitto di una casa, non ha mai potuto subire, tra virgolette, il privilegio di uno sfratto. Sfratto che avrebbe consentito un maggiore punteggio in graduatoria e quindi piano piano un accrescimento dei punteggi per ottenere un domani magari un alloggio. E questo è un problema, perché effettivamente oggi si ha la piena consapevolezza che chi risiede in quel campo parte con un handicap, a prescindere.
E questo è un problema politico che le istituzioni si devono porre, e noi ce lo dobbiamo porre. Per questo anche sul tema degli alloggi popolari, io un piccolo commento, perché ho letto al volo uno degli emendamenti di investire nell'edilizia residenziale pubblica i soldi che sono stati spesi per il campo fino ad oggi. Insomma, io penso che oggi il Comune di Roma non abbia più motivo di investire in edilizia residenziale pubblica se l'investimento concerne la nuova costruzione di alloggi, perché basterebbe fare una cosa molto semplice, mi sembra di averlo già detto nella scorsa seduta del Consiglio: vedere chi oggi ha titolo di stare nelle case popolari, verificare i requisiti, fare un censimento e mandare via chi sta lì da 20 anni perché c'era mamma e papà, poi mamma e papà non ci stanno più, beneficio della casa popolare, però poi esco dal garage con il SUV, e proseguire insomma nello snellimento. L'hanno iniziato perché 1 anno e mezzo fa mi sembra che a San Sabba hanno cacciato qualcuno che non aveva requisiti, dall'altro mi sembra che fosse pure il marito di un noto politico, scusate, per cortesia, della regione Lazio della scorsa legislatura, per cui insomma scusate, qualche piccolo intervento si è fatto, c'è tutto un lavoro organico e scientifico che va prodotto politicamente dall'alto, dal governo. L'Europa ha posto delle basi, l'Italia sta comunque affrontando a livello nazionale questa richiesta importante che arriva, ed è chiaro che ci sono degli obiettivi strutturali che comunque ruotano intorno: il mancato riconoscimento come minoranza linguistica dei Rom e dei Sinti è un tema che comunque si sta affrontando, che rientra in quelle che sono le strategie di integrazione. Per cui quest'atto io ritengo opportuno che segua il suo corso. Io ringrazio il consigliere Tutino per aver portato all'attenzione in molte occasioni anche colorite, però un tema importantissimo, la presidente della commissione delle politiche sociali che ha preso in mano la faccenda, e bisogna farlo con tutti i criteri e i parametri possibili. Quest'aula oggi spero che si esprima in questo senso. Grazie. Altri interventi? Non ci sono, lo passiamo agli emendamenti. Allora, ci sono? I primi gli emendamenti. Allora, consigliera Cerconi? Se la consigliera Cerconi non c'è, gli emendamenti decadono, no? Consigliere Cerconi? Decaduti. Passiamo a un ulteriore emendamento aggiuntivo. Emendamento numero 8. Scusate. Solo lei l'ha firmato. Decaduti. Emendamento numero 8. Firma consiglieri Lenci e Matronula. Consigliere Lenci, vuole illustrare l'emendamento? Sì, Presidente, molto semplice. Per favore. Consigliere Lenci, presente allora, il proprio emendamento. Un emendamento aggiuntivo, eh? L'emendamento che ho portato è perché tempo fa era stato inserito un presidio di vigili che almeno controllasse l'ingresso nel campo, perché lì portano un po' tutti i tipi di rifiuti e in più creano un sacco di roghi tossici, quindi ho solamente inserito se si può perfezionare, perché questo servizio non sempre riesce ad essere esistente, perché logicamente presumo che i vigili urbani abbiano problemi, magari di concertarsi anche con altre forze dell'ordine per far sì che almeno ci sia un minimo di presidio per evitare roghi tossici. Grazie. Allora, apriamo la discussione su questo emendamento. Ci sono interventi? Consigliere Tutino, prego. Grazie Presidente. Riguardo a questo emendamento c'è qualche elemento mancante. Il presidio non era di vigili urbani, ma erano dei vigilantes privati. Posso finire? Scusate, per cortesia. Presi poco prima delle elezioni e poco prima della fine della consigliatura Alemanno. Allora, scusate, per cortesia, no, scusate, sono io. Allora, per cortesia,
per cortesia, anche qui a tavola della presidenza, per cortesia. Allora, un attimo solo, per favore. Allora, stiamo parlando dell'emendamento, consigliere Tutino, eh? Allora, l'emendamento, prego. Allora, non c'è matrone. Allora, c'era una vigilanza di vigilantes privati, perché i vigili urbani non possono fare lavori di presidio per ordine pubblico, perché quello semmai spetta alla polizia. Quindi c'erano i vigilantes che avevano come ruolo principale quello di far spendere soldi alla pubblica amministrazione, perché i roghi c'erano comunque, ora sono semplicemente aumentati. La vera azione che si può espletare nei confronti dei roghi è anzitutto, e lo chiedemmo nella risoluzione precedente con tutto il Consiglio, anzitutto che sia fatta la pulizia dell'area e siano rimossi i rifiuti, perché dopo che questi cittadini sono stati portati e deportati a vivere lì e non esiste la rimozione dei rifiuti, un migliaio di persone, circa 800, ogni giorno non possono che produrre rifiuti, perché l'essere umano è fatto così, con 8 cassonetti. Questi rifiuti non vengono mai rimossi, ovunque ciò accada, l'abbiamo visto in diverse città italiane dove non c'erano i Rom, c'erano le altre popolazioni e le altre etnie che compongono l'Italia, l'abbiamo visto accadere in tante città dove non venivano raccolti i rifiuti, che i rifiuti venivano bruciati. La stessa cosa accade nel campo della Barbuta, fermo restando che esistono anche altri tipi di roghi, chiaramente, quei roghi finalizzati a, diciamo, distruggere altro tipo di materiale, probabilmente, questo è da appurare, materiale che andrebbe smaltito in maniere estremamente diverse. Allora, l'emendamento è quindi sbagliato all'origine, perché i vigili non possono fare i vigili non possono fare quella cosa, questo è il primo aspetto. Sull'emendamento, sì, i vigili. Ah, allora finisce, ha ragione. Allora mi dia altri 30 secondi e concludo. 30 secondi e concludo. Allora, i vigili non possono fare questa cosa. Il vero atto di prevenzione è togliere i rifiuti che vengono bruciati regolarmente. E terzo fatto, è invece stata misurata bene la stessa tipo di proposta nell'ambito dell'ordine del giorno che è stato già depositato, e quindi riterrei che l'emendamento è superato dall'ordine del giorno, oltre ad avere dei problemi di correttezza e di fattibilità, per cui insomma ritengo che bisogna votare contro. Allora, così la legge lei ha presentato, non può, né? L'ha già presentato, se vuole. Non ho capito, scusi. Vabbè, lei l'intervento l'ha già fatto. Consigliere Matronga, sull'emendamento. Allora, sull'emendamento, come al solito il consigliere che mi ha preceduto, uno dei consiglieri, creano sempre problemi su problemi. Allora, quei vigili là davanti non facevano ordine pubblico, non stavano lì a fare il servizio di ordine pubblico, ma stavano soltanto a controllare che non entrassero dentro furman, camion, camioncini, macchine per portare, sì, per fare i roghi che fanno i roghi notturni, quindi evitavano soltanto l'ingresso di questi mezzi. Poi che quei stessi vigili, come dice il consigliere Tutino, che prima c'erano i vigilantes, sempre ste battute, perché per rubare i soldi ai cittadini, ne avete rubati tanti voi dei soldi, no, a chi ha detto? Ho detto io, e non sa manco c'è il neurone che è andato in contatto. Allora, no, non sai, non ti ho offeso. Per favore, favore, così è matto, per cortesia. È offeso i neuroni, mi scusi. Allora, per cortesia. Allora, sto dicendo che poi quei vigili che facevano quel servizio lì, che non era un servizio di ordine pubblico, ma era un servizio di controllo, lo facevano in situazioni di
di mancanza di igienico-sanitario proprio a basso livello, dove i topi entrano dentro le macchine, dentro i motori, di tutto e di più, in mezzo alle puzze, e quello era un servizio. Io penso che per quello è stato tolto, non è stato tolto perché non potevano fare l'ordine pubblico. Quello che chiediamo noi è che venga fatto un controllo affinché all'interno dei campi non entra materiale che poi possa essere incendiato, tipo le gomme delle macchine che vengono prese perché c'è tutta un'organizzazione dietro che gli permette di fare questo servizio, materassi e quant'altro, cioè praticamente lo smaltimento dei rifiuti è stato affidato ai Rom, a quel campo. Allora, per evitare che questa accada, che tutti entrano dentro questo campo, poi bruciano per prendere i vari metalli, si è pensato di mettere, di integrare o di trovare un sistema di vigilanza, ma un sistema non di ordine pubblico che fa soltanto la Polizia di Stato, vigilanza affinché che i vigili possano fare tranquillamente, affinché non entra del materiale che poi possa essere bruciato. Ripeto, non è ordine pubblico, consigliere Tutino, quello che facevano i vigili, era soltanto un servizio di controllo che verificavano chi entrava, chi accedeva dentro quel campo e che materiale poi portassero all'interno dei camion, furgoni e quello che è. Quindi è tutto là. Quello che chiediamo con questo emendamento, visto che purtroppo c'è la consigliera che ha presentato questo emendamento, vive in quel quadrante, e credo che la gente è stanca di subire giorno e notte bruciare questa puzza enorme che di volte arriva anche a Cinecittà, sembra strano, arriva questa puzza acre da paura proprio, e quindi vogliamo evitare con un servizio adeguato che ciò non accada. Non è che stiamo chiedendo la luna o quanto che un servizio adeguato affinché venga controllato che non ci siano gli incendi. Giusto, è quello lo spirito dell'emendamento. Grazie, consigliere Matrodova. Per noi va votato. Grazie. Allora, altri interventi su questo emendamento? Consigliere Coia. Sì, io volevo solo dire alla consigliera Lenci che insomma questo emendamento, che è condivisibile, comunque è contenuto nell'ordine del giorno, quindi diciamo l'ordine del giorno è completa questo suo emendamento e lo integra chiedendo l'intervento del prefetto proprio per interrompere i roghi. Quindi se lei è d'accordo si potrebbe procedere a ritiro, insomma io glielo propongo, poi lei la proponente deciderà in merito. Grazie consigliere Coglia. Altri interventi su questo emendamento? Non ci sono. Passiamo alla votazione su questo emendamento. Ripeto, emendamento numero 8. Aggiuntivo al risolve, d'accordo? Allora, chi è favorevole? Scusate, stiamo votando, per cortesia, per favore, chi è contrario? Per favore. Consigliere Stelitano, come vota? Non lo vediamo. Chi si astiene? Allora, 6 voti a favore e 10 contrari, quindi l'emendamento è respinto. Passiamo all'ordine del giorno. Passiamo, per favore, all'ordine del giorno. Firma dei consiglieri Coia e Stelitano. Consigliere Coia, vuoi illustrare l'ordine del giorno? Sì, brevemente, questo ordine del giorno presentato anche nella commissione competente e discusso ed integrato poi con i suggerimenti della commissione, inizialmente preparato da me e da Monica Lozzi, poi è stato rivisto e condiviso anche dal consigliere Stelitano. Chiediamo semplicemente l'integrazione della risoluzione inserendo un punto di risoluzione che per noi è molto importante, cioè che
la Presidente si attivi presso il Prefetto affinché intervenga con urgenza anche nel tavolo municipale sulla sicurezza per interrompere il fenomeno dei roghi tossici nel campo Rom La Barbuta e vengano rimossi i rifiuti presenti. Nel caso in cui da tavolo municipale sulla sicurezza sia già emersa qualche strategia di intervento relativa alla problematica di cui all'oggetto, si chiede alla Presidente di venire a relazionare in merito in una seduta segretata del Consiglio. E secondo noi, appunto, mancava questo punto, elemento importante, che era l'immediatezza delle risoluzioni dei roghi tossici, che ha rilevato anche la consigliera Lenci nel suo emendamento. Insomma, per questo dicevo che secondo me era integrato, insomma. È un punto fondamentale, perché ce lo chiedono i cittadini, perché tutte le persone, soprattutto quelle che vivono poi vicino al campo, ogni giorno devono respirare queste fumi tossici, della cui, diciamo, dei cui effetti non siamo ben consapevoli, ma sicuramente non sono benefici, e va posto immediato e immediata soluzione, come abbiamo chiesto al prefetto, insomma, più persone anche nel suo intervento qui presso il municipio. Spero che tutte le forze convergano in questo caso, perché non facciamo un discorso di bandiera o di politica povera, tra virgolette, ma cerchiamo di risolvere la problematica e siamo pratici, per favore, grazie. Grazie consigliere Coglia. Allora, ripeto, sugli ordini del giorno sono previste solo le dichiarazioni di voto, eh? Lenci, prego. Grazie Presidente, logicamente voterò in maniera favorevole. La cosa che volevo dire, visto che Tutino è così, diciamo, il consigliere Tutino si preoccupa così tanto e quindi conosce bene il campo Rom della Barbuta, pochi giorni fa c'era stato anche un incontro al comune di Ciampino, perché è l'altro comune che poi purtroppo respira i roghi tossici, e quindi era stata messa in aggiunta una macchina di vigili urbani per fare appunto questi controlli. Purtroppo il servizio non è sempre costante, e quindi logicamente i roghi tossici continuano ad esserci. La cosa che mi preoccupa francamente è che questo problema, io non so, non faccio parte del sociale, però non abbiamo mai parlato in nessuna commissione di quello che sta succedendo riguardo ai roghi tossici. Il problema è questo, è che quello che stiamo chiedendo oggi non avrà una risoluzione veloce, e il problema è che i cittadini di Morena, Ciampino e zone limitrofe, e mi preoccupo dei bambini che hanno delle vie respiratorie più delicate delle nostre, stanno respirando da anni. Quindi io sono contenta che si venga a portare una risoluzione per superare il campo Rom, però forse avremmo potuto fare qualcosa che potesse essere più veloce per evitare questa cosa, perché questa cosa la pagheremo tra un po' di anni. Questo come le antenne, che non abbiamo mai voluto più affrontare, sono cose che a lungo pagheremo tutti quanti, anche i nostri figli, purtroppo. Grazie. Allora, altre dichiarazioni di voto? Consigliere Giuliano, Fratelli d'Italia, prego. Allora, per essere veloce, la differenza che c'è fra questo ordine del giorno e l'emendamento precedente è che nessuno, cioè non erano in contrasto, e quindi si poteva votare anche quell'altro, perché quello che l'altro metteva in evidenza, qui diciamo mettiamo in campo un fatto, diciamo, più organizzato, il prefetto eccetera, perché comunque ha detto che i roghi erano una sua prerogativa, e va bene. Quello che noi volevamo dire prima, col quale io mi ritrovo d'accordo, è che nel frattempo, che passeranno altri due mesi, che tornerà qui il prefetto, ci saranno altri 50-60 roghi, per cui perlomeno quell'emendamento era che sul nostro territorio, se il nostro municipio poteva, insieme alla polizia locale, cercare di attenuare, cercare di evitare che proseguisse questo scempio. Poi quest'altro infatti non va in contrasto, è una cosa che poi verrà richiesta di nuovo al prefetto, come l'abbiamo già fatto, e ci aspetteremo nel prossimo incontro che ci relazionerà su questo argomento. Però dobbiamo aspettare altri due mesi, ok? Ecco perché l'emendamento era stato fatto in modo da trovare in modo organico una soluzione municipale per poter comunque difenderci da questa situazione. Tanto poi dire no o dire sì, quando il PM10, la monnezza sta per l'aria, poi la respiriamo tutti. Comunque, siamo grazie. Su questo. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Vitrotti, prego. Sì, grazie Presidente.
Io ho parlato con i proponenti dell'ordine del giorno nella seduta di ieri in commissione e diciamo, anche in accordo con tutti i commissari abbiamo deciso di presentare, di accogliere la richiesta e di portare l'ordine del giorno collegato a questa risoluzione. Ovviamente chiedendo appunto anche ai proponenti di fare alcune modifiche perché insomma ho sentito una discussione che in alcuni tratti mi è sembrata un po' lacunosa, soprattutto perché dire che cosa è stato fatto, che non ce ne siamo occupati, che cosa, qual è la soluzione, quale potrebbe essere l'approccio risolutivo a questo tema, in realtà noi abbiamo già tentato di farlo, tant'è che abbiamo specificato sia nella risoluzione che ribadito nell'ordine del giorno che questo consiglio all'unanimità aveva chiesto prima di tutto di prendere contatti con la società AMA prima del tavolo, prima di arrivare ad un tavolo, per ridefinire i tempi di raccolta dei rifiuti ordinari e straordinari, perché qui stiamo facendo una discussione senza come se ci dovesse essere per forza la variabile esterna, indipendente, che può risolvere il problema. Il problema è quello che abbiamo di fronte agli occhi tutti. Se sotto casa mia, per dire, o sotto casa di qualsiasi altro, non raccolgono la nettezza urbana, noi ci troviamo la mondezza sotto casa. Però come la pretendiamo noi una pulizia quotidiana e quindi uno svuotamento dei cassonetti, di là non è che ci può essere perché ci stiamo occupando del campo della Barbuta, villaggio attrezzato, la nuova Barbuta, ci deve essere un evento straordinario. Lì ci stanno 800 persone, quindi si deve chiedere a monte un intervento perché quella roba non possa arrivare a degenerare i roghi tossici. E questo come si fa? Non va bene la sorveglianza, poi non capisco che vuol dire la sorveglianza. Si fa chiedendo semplicemente una pulizia normale dell'area, come tutte le altre resto della città. Detto questo, siccome è avvenuto a ottobre del 2014 la richiesta di questo consiglio, ho capito. Lo so, siamo dichiarazione di voto un po' più di tempo, quindi siccome negli ultimi giorni la situazione è notevolmente peggiorata, allora l'intervento risolutivo, insomma, ma anche forse un po' banale, sarebbe quello di ripristinare le normali condizioni di vivibilità là dentro. Quindi una raccolta quotidiana dei rifiuti che ci stanno, che risolverebbe la questione a monte. Poi se questo può aiutare con l'intervento dei vigili, che mi sembra già, le abbiamo dite in un'altra commissione, sono già caricati di ulteriori richieste, quindi andare anche nel centro, l'abbiamo sentite queste cose, no? Quindi è ovvio che non so se è quello il problema, ma il problema sarebbe non ragionare nei termini di una visione normale della città, non perché c'è il campo rom, allora va messo il presidio. Gruppo PD come vota? Gruppo PD voterà a favore del giorno. Allora, altre dichiarazioni di voto? Consigliere Tutino, lista civica, prego. Grazie Presidente. La lista civica voterà favorevolmente alla... Grazie. Sarò brevissimo davvero. Mi impegno ad essere breve. Anche perché c'è una sostanziale differenza tra l'ordine del giorno che è stato elaborato e l'emendamento che richiedeva una vigilanza. Se parlo semplicemente di vigilanza come proposto nell'emendamento, in quel caso si agisce in piena continuità con ciò che si è fatto nel malaugurato ventennio che ci ha preceduto, che è culminato con una vigilanza privata del campo a danno delle risorse finanziarie dei cittadini, mentre se pulisco il campo e tolgo i rifiuti dal campo è chiaro che vado a togliere una delle fonti principali che alimentano i roghi tossici. Quindi per questa semplice ragione la lista civica sceglie di votare l'ordine del giorno e ha scelto di non votare l'emendamento della Grazie. Che andava in continuità. Grazie, scusate. L'emendamento in continuità con la abbiamo politica. Capito, grazie. No, vorrei finire, Presidente, sono tre parole. L'emendamento che era in totale continuità con la politica di Alemanno. No, l'ha detto. Allora, altre dichiarazioni di voto? Non ci sono, passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all'ordine del giorno? Tutti favorevoli, Giuliano, tutti. Tutti favorevoli. Allora facciamo una controprova veloce. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Quindi approvato con 13 voti a favore, nessun contrario, nessuno astenuto. Passiamo adesso all'atto. No, all'atto con l'ordine del giorno collegato. Non è un atto emendato. Va bene? Allora, dichiarazione di voto. Consigliere Giuliano. Grazie, così me levo sto dente e finisciamo. Le do 3 secondi però. Ha 3 secondi, mi dia quello che vuole. Allora io dico una cosa, no? Io ho simpatia vera, mo voglio dire, anche per un esponente del PD che è anche lanciata politicamente, vice capogruppo del PD. Però dire ripristinare la legalità o le condizioni igienico-sanitarie del campo è come se uno dice che il problema di roghi sono i secchi della monnezza, che non ci stanno. Ma io non ho mai visto sotto casa nostra uno dice butta la monnezza, butto un copertone. Ma voglio dire, no? Ma che davvero volevo credere che gli incendi lì vengono perché ci sono i secchioni che non vengono da monnezza normale? Dai, su sappiamo un giro su sta roba, no? Ma dai, no? Ma io non ce la faccio, voglio dire, rispetto, c'ho rispetto, però è come se io esco da casa e dico la butta l'organica e il copertone e il materasso, perché se usa poi gli do fuoco. Ma lei è fortunato, ma io sotto casa sua voglio vedere. Sotto casa sua voglio vedere se lei fa sta roba. Per cortesia, dichiarazione di voto. Non è quello il problema. Ripristinare le condizioni igienico-sanitarie è un discorso. Se non ci sono. Andà a pulire i cassonetti è un altro discorso. Ognuno fa le cose pulire i cassonetti lì. Se li ripuliscono ci devono andare. Ma dove fanno il rugo? Non ci sono i cassonetti. Porca pupazza, no, perché dopo sento di no, non ce la faccio più, che cavolo. Allora. Però dimo le cose che devo dire, no? Ma ognuno fa le proprie considerazioni. Va bene. Lei dice, Scusate, allora, in virtù di questo, grazie, mi ha riportato sulla. Mi stavo perdendo con la stranezza. Allora, io come Fratelli d'Italia mi asterrò perché? Lo dico perché sennò dopo ci fate i libri sopra, ok. Perché un conto è il fatto del superamento dei campi. E quindi non posso negare che anche la mia parte politica, dove ci stiamo lavorando, vogliamo questo. La differenza è come, quando e perché. È nel metodo che mi trova leggermente diverso, leggermente in disaccordo. Ora, dire che bisogna tener conto di un problema, ok, dire che bisogna dare, agevolare, attivare situazioni a discapito dei romani è un'altra cosa. Io vorrei che fosse messo sullo stesso piano di chi ha il problema, del cittadino romano che ha il problema che non c'ha servizi, non c'ha sanità, non c'ha casa, non c'ha niente, che è diverso da quello di dire che c'ha lo sfratto, perché quello che c'ha lo sfratto è un altro discorso. Quindi mettere le stesse, quindi lei si astiene. E quindi in virtù di questo, siccome non sono, cioè non è che il problema mi trova in disaccordo, è da affrontare, ma nei modi la vedo nettamente diversa. D'accordo. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Coglio. Molto velocemente, voteremo favorevoli naturalmente alla risoluzione, però rileviamo solo una parte della risoluzione, il fatto che la strategia è stata sottoscritta da Marino e c'è un progetto del comune. Peccato che diciamo, gli effetti non si vedono e non sono chiari gli intenti e la strategia che Marino vuole fare per utilizzare questi fondi, a parte gli usi sbagliati che ne sono stati fatti fino ad oggi. Quindi la nostra è un'esortazione, vogliamo con questo atto esortare Marino ad accedere a questa strategia e a fare un piano vero e velocemente immediato per il superamento, quindi avviamento al lavoro, formazione spunti affinché si esca dai campi e magari si creino delle case o delle altre iniziative pari a quelle che sono già iscritte nei progetti che hanno sfruttato la strategia dei Rom. Grazie. Consigliere Lotte, prego. Allora, io mi asterrò dal voto anche se sono favorevole alla chiusura,
soprattutto perché non mi va di ripetere una cosa che abbiamo già fatto. L'abbiamo già votata unanimemente, era già il sindaco ha già firmato, quindi non vedo proprio l'utilità di rivotare un'altra cosa uguale. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliera Lenci. Grazie Presidente. Allora, ma io non ho mai sentito tante sciocchezze in vita mia, francamente. Vedo proprio che si continua a non voler risolvere il problema sul territorio e si continua a fregarsi inaltamente di quando ci sono dei problemi di salute e di tutelare i cittadini tutti, perché qui stiamo sempre a parlare, siamo noi che creiamo le differenze, perché io non devo tutelare i rom, i sinti, i camminati, li devo tutelare tutti, anche gli italiani, anche i bambini che respirano quell'aria. Se poi il problema sono dei secchioni più grandi, non capisco perché dopo 2 anni ancora non abbiamo richiesti, visto che ogni volta che va all'AMA ci costa 60-70 milioni di euro. E allora come mai ti facciamo sempre le stesse cose? Abbiamo votato quello, allora perché i roghi continuano? Allora perché non ci sono lì i secchioni? Perché non seguiamo gli atti? Se abbiamo fatto un atto di consiglio, quando è stato fatto? Scusatemi, non c'ero, può darsi che mancavo. Nel 2014, e come mai oggi ancora lì i secchioni non ci sono? E come mai continuiamo a pagare l'AMA 60, 30, 40 mila euro ogni volta che vanno lì a ritirare tutte le cose che non vanno? Allora, voi avete messo il mio emendamento come se l'avesse scritto la Gestapo, lì era già previsto un presidio, avevo scritto solamente che magari migliorare il servizio di vigilanza vuol dire magari anche farsi aiutare da altre forze, per evitare che vadano lì a smaltire rifiuti, perché ci vanno anche le ditte italiane a portare lì i rifiuti, non ci vanno solamente gli stranieri, e qualcuno pagherà. Forse lì qualcuno non si è accorto, no? Che prenderà dei soldi per farci depositare. E poi come li smaltiamo questi rifiuti? Gli diamo fuoco. Allora, volete aiutare, no? Avete detto voi, noi siamo qui per aiutare. Quindi i roghi tossici fanno male anche a chi ci sta dentro, non solo a chi sta fuori, a tutte le entità che vivono anche nelle aree esterne, perché non tutti fanno parte di un campo rom. Io mi asterrò solamente per come ha preso. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Laddaca prima per lista, no, l'ha fatto il consigliere Tutino, però la dichiarazione di voto. Consigliere Tutino l'ha fatta la dichiarazione di voto. Ah, consigliere Laddaca, prego. Allora mi associo a quanto detto dalla consigliera Lenci, anch'io ho sentito molte stupidaggini questa mattinata, bisogna capire però da quale parti sono arrivate, perché continuiamo a pensare che le cose vanno bene solo come le penso io, quindi nessuno che ha bocciato il precedente emendamento ha detto che i roghi non sono un problema, evidentemente abbiamo idee diverse su come i roghi vanno affrontati e superati. Mi dispiace se qualcuno pensa che tutti gli altri non la pensino come lei ed è questo un problema di democrazia, ma forse è un problema suo. Abbiamo detto che il problema dei roghi è un problema che esiste e va superato, l'abbiamo fatto, l'abbiamo voluto fare con un altro strumento, dopodiché abbandonare l'aula con un capriccio perché è stato bocciato un emendamento, dopo che sull'atto prima ci sono state fatte 2 scatole così perché qualcuno ha presentato emendamenti su un atto, è un atteggiamento un po' schizofrenico a mio modo di vedere. Per quanto riguarda la chiusura dei campi, perché voteremo favorevolmente a quest'atto? Perché i campi sono solo in Italia, questo l'abbiamo detto ma poi ce lo dimentichiamo, e quindi continuare a dire che è un problema non significa chiudere gli occhi di fronte a dei problemi, ma è evidente che non è nel DNA di nessuno stare nei campi, non è nella volontà precisa di nessuna etnia, di nessun gruppo vivere in quelle condizioni, se è vero che questo avviene solo a Roma e in Italia. Poi continuiamo a, in modo anche se noi con ignoranza, a confondere italiani, cittadinanza, rom, nomadi, non nomadi, qui forse bisognerebbe davvero studiare un po' di più e prepararsi un po' di più. Continuo nella mia polemica perché votiamo quest'atto, ma non lo votiamo perché vogliamo fare gli atti solo per i rom, questa cosa è talmente stupida e strumentale che non serve neanche rispondere, ma è chiaro che il campo rom è un problema. Possiamo finirla? Io ti ho ascoltato senza dire niente. Consigliere Laddaca, per cortesia. Siamo a dichiarazione di voto. Faccia la dichiarazione di voto, consigliere Laddaca. Per cortesia. La dichiarazione di voto è ovviamente favorevole. Il campo rom è un problema per il territorio, quindi ci stiamo preoccupando del territorio, non soltanto del campo rom.
E chiudo, visto che è stato citato un episodio accaduto in un momento qui in municipio l'anno scorso dove io ero presente, l'ha citato qualcuno che non era presente, a quella minaccia tutti i presenti hanno risposto, ma si è anche capito qual era il momento e si è cercato di non prestare il fianco ad una polemica strumentale, quindi non è vero che abbiamo chiuso gli occhi e non è successo niente. Quindi voteremo favorevolmente e convintamente su quest'atto, sperando che si ponga fine ad una questione che vede anche una sentenza di una corte. Grazie. Che avrà qualche importanza. Grazie. Consigliere Lenci, siamo in dichiarazione di voto, non è possibile. Consigliere Lenci, in dichiarazione di voto, non è possibile. E privatamente glielo dice. Consigliere Ciancio per il PD, prego. Grazie Presidente, grazie consiglieri, io mi pregio di fare la dichiarazione di voto del PD e ringrazio il lavoro fatto e naturalmente mi accingo a dire voteremo favorevolmente con l'ordine del giorno collegato a questa risoluzione e in qualità di Presidente della Commissione Scuola vorrei solamente dire che io mi auguro tra gli obiettivi che stavamo ragionando prima con i componenti della maggioranza, che finalmente possa arrivare qualche alunno rom nelle scuole superiori, dove fanno spesso la scuola elementare, qualcuno fa le scuole medie, ma nessuno riesce ad arrivare alle scuole superiori. Questo era un progetto della provincia che aiutava un percorso dei rom verso le scuole superiori. Questo era un motivo per levarli dal degrado generalizzato che essi subiscono insieme a tutto il degrado dei campi. Grazie. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Matronola. Partecipo al voto per un semplice motivo, prima dare la colpa a quello che sta succedendo all'interno dei campi rom, soltanto a dei cassonetti, come ha detto giustamente il consigliere Giuliano, mi sembra un'assurdità, cioè come se noi mettiamo 10 cassonetti in più abbiamo risolto il problema dei roghi, mi sembra proprio, cioè stendere un velo pietoso sopra quel campo rom. Poi a ascoltare tutti questi dibattiti, quello che c'è stato tra di voi, attacchi destra e sinistra, maggioranza confusa, roba varia, non mi sembra proprio il caso. Avevamo fatto un emendamento che era abbastanza, che forse non sarebbe servito come quello dice di aggiungere i cassonetti, forse aggiungere i cassonetti no, ma magari portare dei compattatori sul posto sarebbe stato più idoneo, ma abbiamo detto di incrementare una vigilanza finché non venissero effettuati, portati all'interno dei campi il materiale che viene riciclato illecitamente, pure questo è stato bocciato, pertanto Forza Italia per queste motivazioni non partecipa al voto. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono, passiamo alla votazione. Allora, votazione sull'atto, l'ordine del giorno collegato. Allora, chi è? Ah, devo sostituire la consigliera Lenci come scrutatrice, consigliere Coia. Allora, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Non partecipa al voto. Undici voti a favore e un astenuto. Quindi l'atto è approvato. È il numero legale. Bisogna stare dentro e chiederlo. Allora, andiamo avanti, scusate. Per chiedere il numero legale bisogna stare dentro l'aula e rimanerci. Allora, scusate. 12 è più che sufficiente. Allora, passiamo al punto numero 6. Proposta di risoluzione iniziativa dei consiglieri Benassi e Lattaca
ad avente ad oggetto istituzione di un circuito di book crossing nel municipio Roma 7. Chi è che presenta l'atto? Consigliere Lardaga. Consigliere Tutino, può sostituirmi un attimo per favore? Un momentino? Qui devo rimparare, ecco, presenta l'atto il consigliere Ladaga, prego consigliere. Grazie Presidente. Clima un po' surreale, ringrazio consigliere Giuliano, l'unico della maggioranza ancora presente, dell'opposizione ancora presente in questo momento. L'atto che è a firma del consigliere Benassi e del sottoscritto è passato poi in Commissione Cultura e richiede, sull'esempio di quanto è stato fatto già in nono municipio a Roma con un grande successo e partecipazione di pubblico e della cittadinanza, richiede la creazione, l'istituzione di un circuito di book crossing. Cos'è il book crossing? Sarò molto veloce. È un circuito grazie al quale si installano in alcune posizioni protette, quindi all'interno di luoghi aperti al pubblico, ma in qualche modo dove c'è una possibilità di controllo su tutta l'operazione, si installano dei punti con dei libri che chiunque, qualsiasi cittadino, può prendere, leggere e riportare o portare poi in un altro punto attrezzato del book crossing. Questo sistema si deve giovare ovviamente inizialmente della generosità dei cittadini e, ripeto, abbiamo avuto l'esperienza del nono municipio dove la risposta dei cittadini è stata importante, è stata molto consistente e si va arricchendo man mano che il tempo passa. Chiediamo quindi al nostro assessore, che ha condiviso il percorso fatto in commissione e è d'accordo su questa risoluzione, chiediamo di attivarsi, e la commissione ha dato tutta la disponibilità a collaborare nell'attivazione e nella realizzazione di questo circuito. Chiediamo di attivarsi per, appunto, la creazione di postazioni di book crossing, iniziando magari ad esempio dalle nostre ASL, dalle sedi delle ASL che abbiamo sul territorio, dai locali del municipio, dai mercati, quindi da tutti i luoghi in qualche modo coperti e dove c'è un minimo di controllo anche di chi li frequenta. Però crediamo che culturalmente possa essere una spinta importante ed un bel segnale sul territorio di promozione della lettura, di promozione del libro, ovviamente tutto quello che il libro porta con sé, ed una operazione culturale notevole a costo zero per l'amministrazione e che è in grado di instaurare anche un circuito virtuoso di collaborazione e partecipazione dei cittadini a questo tipo di iniziativa, cittadini che poi sono gli stessi che usufruiranno del circuito. Questo è quanto. Mi auguro che l'opposizione, sempre così attenta ai temi culturali e alle questioni che attengono a gruppi etnici, che attengono alla sicurezza, che attengono al nostro territorio, quando si parla di cultura o ci si fanno grosse risate, perché evidentemente la cultura è qualcosa che è poco importante, insomma, ma 2000 anni fa qualcuno diceva che non di solo pane vive l'uomo, evidentemente c'è qualcuno che ama avere a che fare solo con il pane e solo con i problemi quotidiani e pensare che la cultura non possa servire, non possa essere utile a questo territorio. Quindi mi dispiace rivolgermi a dei banchi dell'opposizione completamente vuoti,
per una risoluzione che, ripeto, ha fatto un passaggio importante in commissione e che potrebbe essere un bel segnale per il nostro territorio di promozione culturale e un'operazione culturale a vantaggio soprattutto, è evidente questo, di chi ha meno possibilità di acquistare libri e quindi anche di usufruire di strumenti culturali che evidentemente hanno un costo e che in questo modo invece possono essere fruiti gratuitamente. Grazie. Grazie consigliere Laddaga. Consigliere Benassi. Sì. Grazie Presidente, colleghi e colleghi rimasti. Dunque io voglio ringraziare comunque il Presidente della Commissione Cultura e tutti i commissari che hanno partecipato comunque alla stesura, alla modifica dell'atto. Sì, però a questo punto in effetti mi stanno dicendo dalla regia di verificare il numero legale vista la situazione. Direi che è il caso. Grazie. Passiamo quindi all'appello per verificare il numero legale. Grazie. Belisario, Benassi. Presente. Caccamo, Carlone, Carrus, Cerquoni, Ciancio, Cofano, Coia, Giuliano, Gugliotta, Laddaga, Lancia, Lanotte, Lelli, Lenci, Lozzi, Matronola, Poli, Stelitano, assente. Tredicine, Tutino, presente. Villa, Vitrotti, 8. Ecco, 9, non c'è il numero legale. Nel ringraziare 9, i consiglieri che ci hanno permesso veramente di parlare del pane della cultura, devo constatare che la seduta deve essere sciolta. Il consiglio è chiuso alle ore 13 e 15. Gli argomenti che non sono stati trattati andranno in trattazione nel prossimo consiglio. A settembre. Vediamo. Vedete voi, decidete voi.